Grazie Daniele, mi unisco anche io al ricordo di Dino, che per molti di noi qui in Umbria è stato veramente un faro, un qualcuno che ci ha indicato la strada nell'ambito delle nostre attività. Ora passiamo a un'altra illustrazione pratica di una situazione similare di gestione di questa specie. Sì, Balduzzi. Questo è di Daniele, immagino. Suppongo di sì. Aiuto, ecco. Dunque, questa comunicazione l'abbiamo fatta assieme, io e il collega Andrea Marsan siamo universalmente noti come gli Andreas, quindi inizio io e poi la finisce, la seconda parte la racconta lui. Dunque, vi parlo dell'esperienza che abbiamo avuto a Genova per la rimozione della popolazione del scoiattolo grigio che era presente in un parco urbano, in particolare nei parchi di Nervi che si trovano all'estremo orientale del comune di Genova. Vicino al mare sono costituiti dalla fusione dei parchi di tre ville, antiche ville nobiliari, antiche ville nobiliari che sono poi passate di proprietà al comune, e le ville Groppallo, Sella e Grimaldi. Poi c'è un altro parco un pochettino più piccolo, il parco di Villa Luxoro, di nuovo anche quello di proprietà comunale. I parchi di Nervi sono un'area molto pregiata sia dal punto di vista botanico sia come area di svago per la popolazione e anche per i visitatori, si affacciano sul mare e ospitano anche nelle ville prestigiosi musei. Hanno avuto una storia abbastanza complessa, sono stati a un certo punto anche sede di un giardino zoologico abbastanza consistente negli anni 20-30 fino agli anni 40, fino a prima della guerra, diciamo. Successivamente sono state sede del Festival Internazionale del Balletto, che ha attirato molta gente e molti visitatori appunto nel periodo anni 50-60 e anche dopo, e quest'anno saranno sede anche dell'Euroflora, quindi diciamo sono un centro diciamo abbastanza vitale di iniziative che si sviluppano nel tempo. A partire dal 1966 hanno anche ospitato una popolazione di scoiattoli grigi, scoiattoli che erano stati introdotti volutamente all'interno del giardino di una villa che allora era privata, poi è diventata comunale, e che pian piano sono diventati una delle principali attrazioni del parco stesso. L'origine appunto deriva dalla famiglia Fassio, sono dei noti armatori genovesi che erano proprietari della villa Fassio Grimaldi, che poi è diventata una delle tre porzioni dei parchi di Nervi quando è passata al comune, e la popolazione è iniziata con 5 esemplari o 5 coppie, non si è mai ben capito bene quale fosse. Comunque nel giro di un po' di anni, cioè da quando poi come università abbiamo cominciato a seguirli, i monitoraggi che facevamo più o meno annualmente in osservazione diretta davano una stima intorno a un centinaio di animali presenti a partire dagli anni 2000. In due occasioni abbiamo fatto censimenti con distance sampling che ci hanno dato delle stime un pochino più attendibili, a distanza di circa 10 anni una dall'altra hanno sempre dato una consistenza più probabile intorno ai 200 animali. O poco meno, diciamo. Quindi diciamo una popolazione che si era in qualche modo stabilizzata all'interno dei parchi, però si cominciavano a trovare anche alcuni individui e segni di presenza di individui al di fuori dei parchi, sulle alture di Nervi, nelle zone di Sant'Ilario e di Bogliasco, dove sono presenti anche gli scoiattoli rossi con chiari segni di presenza o osservazioni varie. E a questo punto diciamo il rischio era che dai parchi che sono inglobati in un sistema urbano potessero diffondersi all'esterno, e dato che per quanto le alture attorno a Nervi siano piuttosto brulle, coperte fondamentalmente da praterie, nell'interno ci sono invece molti boschi, molte zone boscate. L'entroterra, la Liguria è credo la regione più boscata d'Italia, e lo scoiattolo rosso un pochettino presente dappertutto, quindi ci potevano essere dei corridoi che avrebbero potuto permettere
lasciando la popolazione com'era, di estendersi verso l'interno. Quindi abbiamo, come Regione Liguria e Università di Genova, abbiamo partecipato alla progettazione appunto del progetto Life HC Square, che è stato il primo, che io sappia, progetto dedicato esplicitamente allo scoiattolo. E, la situazione in Liguria però è abbastanza diversa da quella che si poteva trovare in Piemonte e Lombardia, che erano le altre due regioni che facevano parte di questo progetto, perché appunto l'unica popolazione conosciuta, e anche in base a informazioni dedotte da monitoraggi fatti in altre zone, era quella dei parchi di Nervi e degli immediati dintorni. Una popolazione quindi inserita in un parco urbano che era diventata una particolare attrattiva di questo parco. Però, e quindi aveva suscitato un notevole senso di affezione nei suoi confronti, però era rimasta di consistenza numerica abbastanza limitata e abbastanza fortemente confinata dal punto di vista spaziale. Un'azione che avesse previsto la cattura e soppressione di questi animali sarebbe stata sicuramente non accettata dalla popolazione proprio per questo senso di affezione che aveva. E quindi già dall'inizio si è valutata la possibilità della sterilizzazione chirurgica, che è un intervento sicuramente molto più costoso e più complesso rispetto alla semplice soppressione eutanasica, però che ritenevamo potesse essere accettabile dal punto di vista sociale, tenendo anche conto che le dimensioni della popolazione erano piuttosto contenute e anche la distribuzione spaziale era molto confinata, diciamo, e quindi questo rendeva tecnicamente possibile un approccio mediante sterilizzazione. Ovviamente per poter procedere alle operazioni era necessario trovare un accordo tra tutti i vari enti competenti e coinvolti. In primo luogo Regione e Università, che erano partner di progetto e quindi chiamati direttamente a operare. La provincia, che allora aveva le competenze sulla gestione della fauna selvatica e che quindi avrebbe dovuto dare l'autorizzazione alle catture, ovviamente in accordo con ISPRA. Poi l'azienda sanitaria per tutto quello che riguardava gli aspetti di benessere animale e di controllo dell'attività dei veterinari. È da tenere presente che a Genova non c'è, contrariamente a Perugia, una facoltà di veterinaria, e quindi diciamo le competenze dovevano essere trovate all'esterno della situazione universitaria. E infine il comune, che come proprietario dei parchi è responsabile della loro gestione e quindi anche avrebbe dovuto dare l'autorizzazione all'accesso e alle attività da svolgere all'interno, e oltretutto aveva anche grosse responsabilità in quanto all'accettazione da parte dell'opinione pubblica. Si è quindi istituito un tavolo tecnico tra regione, università, provincia e comune per tutti i vari aspetti, che ha lavorato, diciamo, a fasi più o meno alterne, comunque in qualche modo è arrivato a delle conclusioni. Sono stati avviati contatti con la ASL competente e con esperti veterinari esterni suggeriti da varie associazioni per definire tutto quello che riguardava le modalità di cattura, di trasporto, di ricovero, di degenza degli animali nella struttura veterinaria e quali requisiti dovesse avere questa struttura per poter operare, diciamo, in maniera efficace e accettabile, diciamo. È stata avviata una gara per la scelta della struttura veterinaria, una gara che è stata abbastanza complessa e contrastata, nel senso che si è dovuta ripetere più volte, perché le cliniche veterinarie che avevano dato disponibilità all'inizio si sono ritirate per aver ricevuto forti minacce da parte di varie associazioni animaliste. Una clinica che aveva un ambulatorio aperto 24 ore su 24 ha dichiarato che non si rassentiva di accettare questo perché aveva paura di azioni, diciamo, di disturbo nell'attività notturna. E poi alla fine abbiamo trovato invece una clinica che si è dichiarata disponibile, ha dato tutte le sue garanzie e dobbiamo dire che ha lavorato molto bene in tutto lo sviluppo e continua a collaborare in maniera molto positiva per l'azione. Nel frattempo, grazie anche all'attività del progetto, era uscito il decreto ministeriale che imponeva limitazioni alla detenzione e al commercio dello scoiattolo grigio, per cui ci siamo anche posti il problema,
su evitare la possibilità di incriminazioni per detenzione abusiva degli scoiattoli nel momento in cui li avessimo catturati. Abbiamo concordato col servizio CITES della Forestale un sistema di tracciabilità continua, quindi mediante la compilazione di moduli al momento della cattura, al momento della consegna alla clinica veterinaria e al momento del rilascio degli animali sterilizzati, che sono stati tutti muniti di microchip in modo da poter essere individualmente riconosciuti. L'altro problema era decidere dove liberare gli scoiattoli. Noi inizialmente pensavamo di affidarli a strutture o pubblico-private tipo bioparchi, giardini zoologici, eccetera, però abbiamo avuto una forte opposizione da parte dell'opinione pubblica per il fatto che gli animali avrebbero finito la loro vita in gabbia praticamente, in ambienti in cattività, e questo non sembrava positivo. Allora abbiamo valutato le varie altre ipotesi. Una prima, forse più ovvia secondo l'opinione pubblica, era quella di rilasciarli di nuovo nei parchi di Nervi una volta sterilizzati. Questo però avrebbe comportato grossi problemi per la prosecuzione delle catture degli scoiattoli non ancora catturati, e abbiamo visto che era praticamente impossibile o molto difficile trovare un modo per contenere gli animali già sterilizzati in maniera che non si mescolassero con gli altri. Un'altra possibilità, diciamo, valutata, è stata quella di liberarli su un'isola ligure, in particolare sull'isola di Palmaria, che è la più grossa delle piccole isole della Liguria, che è un'isola molto boscata. Abbiamo valutato questa ipotesi, l'abbiamo scartata sia per motivi logistici, sia proprio anche per motivi obiettivi, perché ci sarebbero stati problemi di interferenze con la fauna locale. Tra l'altro l'isola è inserita in un'area, in un sito Natura 2000, e quindi ci è sembrato che non fosse il caso. Un'altra possibilità è quella di liberarli in altri parchi urbani al di fuori di Genova, oppure in aree dove è presente lo scoiattolo grigio e non erano previsti interventi di controllo. E quindi si era pensato ai parchi urbani di Torino, dove c'erano scoiattoli grigi, mentre le attività di controllo venivano fatte all'esterno. Però anche questo ci è sembrato complesso, sia dal punto di vista autorizzativo, sia anche poco significativo dal punto di vista logico e biologico, diciamo. Alla fine, quindi, ci siamo orientati sul liberarli in altri parchi urbani all'interno di Genova, che fossero sufficientemente distanti da Nervi per evitare possibili ritorni, diciamo, autonomi degli scoiattoli, e anche ben inseriti in ambiente urbano, quindi con impossibilità per questi animali di uscire verso l'ambiente urbano. E abbiamo quindi individuato in particolare la Villa Gambaro, che si trova anche in vicinanza dell'università, quindi facilmente raggiungibile dal punto di vista per gli aspetti logistici, e è un'area, diciamo, un parco urbano inserito in un'area verde di dimensioni paragonabili a quelle dei parchi di Nervi, e abbastanza distante anche dalle vie di grande scorrimento, e quindi anche con un minor rischio di investimenti degli animali da parte delle automobili. Comunque è partita ovviamente una serie di polemiche a livello locale, sulla stampa locale, ma non solo, con Chip e Chop deportati e tutta una serie di iniziative varie. Parte la guerra allo scoiattolo grigio, varie critiche sui costi dell'operazione. L'intero progetto LIFE è costato un po' meno di 2 milioni, ma riguardava tutte le azioni svolte in Piemonte, in Lombardia e in Liguria. Quindi 2 milioni di euro di questo titolo si riferiscono a tutto il progetto, non solo al progetto che riguardava i parchi di Nervi. Diciamo che in questa fase abbiamo avuto un grosso appoggio dall'allora assessore all'ambiente della Regione Liguria, Renata Briano, che ha sostenuto queste iniziative e ha anche cercato di controbattere le varie critiche, assumendo posizioni talvolta anche vagamente impopolari. È stata accusata anche di sadismo per il fatto che voleva dalla gassificazione alla deportazione, lei è una sadica, eccetera, eccetera, no? Sono partite raccolte di firme. Questa in particolare è stata proposta da un circolo di Legambiente, e la stessa Legambiente poi invece ha partecipato al progetto per le attività di comunicazione, quindi c'è stato un cambiamento di rotta. Ci
Sono state fatte manifestazioni di piazza, sono stati affissi manifesti, per avere un'idea delle dimensioni di questo manifesto lo potete capire meglio da questa fotografia. Altri manifesti più piccoli ma anche forse più impattanti affissi nei parchi di Nervi stessi, e quindi diciamo il clima non era dei migliori. Quando c'erano anche, sono state fatte anche siti internet dove si invitava a scrivere ai responsabili, presidente della regione Burlando, assessore Briano, questi i due famosi Andreas responsabili della cosa, e allora eravamo in campagna elettorale per il rinnovo del sindaco, quindi ai due candidati sindaci di allora per dire di bloccare tutto quanto la cosa. Finalmente, con tutte le autorizzazioni eccetera, i primi del 2014, fine gennaio 2014, cominciamo le catture. Escono altri articoli di giornali, vengono gli oppositori ai parchi di Nervi per cercare, per manifestare, per bloccarci. In questa fase abbiamo avuto un grosso aiuto da parte della Polizia Provinciale, che ci ha assistito sia per le catture sia proprio per i rapporti con l'opinione pubblica, e è partito anche il solito ricorso al TAR. Il ricorso al TAR promosso da un'associazione, Verdi Ambiente Società, che in precedenza aveva partecipato al bando per la scelta dell'associazione per occuparsi dell'attività di comunicazione del progetto, poi ha fatto ricorso al TAR. Comunque il TAR ci ha dato ragione, hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato e anche il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. A questo punto abbiamo cominciato le catture, passo la parola all'altro Andrea per continuare. Bene, stancati. Allora, abbiamo iniziato le fasi della cattura. All'inizio, evitando al massimo contestazioni e sabotaggi, abbiamo utilizzato aree chiuse al pubblico, la stazione locale dei carabinieri, un deposito e la piscina, che sono messe qua. Abbiamo catturato una marea di scoiattoli, tanti. Dovevamo addirittura bloccarci per non opprimere i veterinari e costringerli a operarne tanti, aumentando i rischi di mortalità. Nella seconda fase, per un certo punto, questa fase di ricchezza si è esaurita e nelle prime ore del mattino abbiamo iniziato, o quando c'era meno gente, tra mezzogiorno e le due, si vedeva uno scoiattolo, lo si blandiva nella promessa delle noci. Il primo che ho preso, ricordo, è stato il più veloce fra due a infilarsi dentro la trappola, quindi erano tempi molto ricchi, ma il lavoro grosso che è stato fatto è stato quello di parlare con le persone. Noi ci siamo trovati in una situazione in cui, sapete quelle belle vecchiette che sembrano quelle che facevano la pubblicità della candeginace, quando li vedevano serravano la mascella, digrignavano i denti, e pian piano noi abbiamo parlato con tutti, ma questo per trasparenza. Stavamo facendo un lavoro con soldi pubblici in uno spazio pubblico, sottraendo a queste persone un motivo di giubilo, di gioia. Io quando ero bambino andavo a vedere, mia figlia ci è andata, sono animali belli, spiegando qual era il progetto. Quindi alcune persone che prima ci guardavano con ostilità sono diventate le nostre spie. Guardi che ne ho visto uno, quando pensavo che non ce ne fosse più nessuno. Quindi altre persone hanno mantenuto un aspetto critico nei nostri confronti, come giusto, non è che si pensi. E poi c'è rimasto uno zoccolo duro di persone a cui non andava bene. Abbiamo cercato di coinvolgere il comune per sostituire questa fonte di diletto con scoiattoli rossi, ma non abbiamo avuto molte risposte. Le abbiamo avute dall'EMPA di Genova, che ci ha garantito che porteranno gli animali che recuperano nei parchi di Nervi, sono stati autorizzati dai parchi. Nella terza fase, vedete, sono in cima a una scala di 2 metri, le trappole sono state poste su alberi, assicurate con lucchetti, sono state messe anche, vedete, questa è la collocazione, si lavorava in almeno 3 o 4 operatori,
il tempo massimo di permanenza degli animali catturati è stato valutato fra 12 e 20 minuti, le trappole venivano messe in zone non troppo esposte al pubblico, in modo che se le persone arrivavano prima di noi non si spaventavano troppo gli scoiattoli. Questo è stato un pochettino il senso. Poi una volta che si catturavano si metteva uno straccio, gli animali si tranquillizzano e si potevano controllare anche gli accessi degli scoiattoli. Questa invenzione, seconda solo alla penicillina, la fototrappola, ci ha permesso di lavorare molto molto meglio. In certi casi alcuni scoiattoli, altri non sono così, venivano alle 8:20, quindi uno arrivava alle 8, armava la trappola e contava in ritardo oggi questo animale. Alle 8:22 di solito era preso. E quindi fase 3, però abbiamo usato dispensatori di cibo. Noi, a differenza di Daniele Paoloni, abbiamo almeno tre specie di picchi che riconoscono le nostre trappole, riescono a mangiare le noci passando dal di fuori. Abbiamo avuto 2-3 catture di picchio rosso maggiore, quindi se mettiamo semplicemente, incastriamo una noce in un ramo, facciamo il servizio al picchio, gliela fissiamo lì, la spacca ancora meglio. Quindi il primo sistema è questo dispensatore, c'è un sottile diaframma di legno, lo scoiattolo prima le vede, poi comincia a rosicchia e comincia a mangiarle, ma perde una settimana di tempo. Noi possiamo evitare di foraggiare per almeno una settimana, si foraggia un giorno. Queste mangiatoie sono accessibili, vedete come funziona. Per molti giorni lui sta lì, rosicchia, entra, continua, riprova, rigira, poi mangia le noci dentro molto velocemente e finisce di consumare, perché il trucco è questo, che solitamente solo gli scoiattoli, sia rossi che grigi, possono accedere al cibo in queste mangiatoie. I ratti non riescono normalmente a sollevare il coperchio e a mangiarlo, cioè quando ci sono i ratti che si avvicinano, guardano, quello che troviamo sono le mangiatoie scavate. Giorni, giorni, giorni provano a mangiare, poi riescono a farsi un varco e arrivano le noci. Quindi è un buon segno di presenza. Le fototrappole, naturalmente, anche noi, il poliuretano è stato usato, trappole rubate, trappole schiacciate, sabotatori, questi sono ladri con furto aggravato, questo non è solo un sabotaggio, questo è un sabotaggio, questi quindi possono essere anche ripresi. Però tutto sommato i furti sono stati inferiori, cioè dal punto di vista del numero di trappole irrilevante, sono di più quelle che abbiamo prestato a Martinori, che non ci ha ancora restituito, diciamo, e non ha avuto bisogno di andarci di notte, gliele abbiamo portate, cioè che non c'era profitto. E il problema è stato che in certe zone proprio non le volevano, quindi le mettevi, le rubavano, tagliavano la catena, le rimettevi nelle zone più comode, però ce l'abbiamo fatta lo stesso, qui è la persistenza. Quindi la sterilizzazione. Io sono un biologo, faccio biologo e penso da biologo, e quindi per me sterilizzare un animale selvatico è la stessa cosa che sopprimerlo. Però mi ha fatto questo lavoro in questo modo perché quelli erano animali di affezione a questo punto. È costata molto, molto tempo. Non abbiamo potuto catturare sempre, abbiamo dovuto limitare le catture nei primi tempi. Abbiamo perso un sacco di tempo a portare gli animali. La clinica è stata presidiata per i primi tempi dagli animalisti, quindi c'era il rischio che non si potesse fare. Abbiamo dovuto, vedete, venivano liberati questi scoiattoli in un'altra villa. Questo è uno scoiattolo, vedete, con il buco nell'orecchio e ha sicuramente un microchips. Li abbiamo nutriti, qui devo dire soprattutto Balduzzi era il più affezionato agli scoiattoli di Villa Gambaro, e questo è il lavoro. Oltre a una spesa singola di almeno 100 euro per animale, noi abbiamo dovuto lavorare molto tempo per fare questo, e questo però non è stato, secondo me, sufficientemente apprezzato.
Vedete, qualche associazione animalista, anziché preoccuparsi, noi sono, alcune persone abbiamo regalato dei sacchi di noci ed erano loro che poi provvedevano a andare a mangiare gli scoiattoli, si preoccupavano di trovare scoiattoli investiti dalle macchine nelle vicinanze per portarli a una fantomatica autopsia per accusarci di essere quelli che poi facevano morire gli scoiattoli liberati. Questo è il grosso problema. Le mortalità previste dai nostri avversari di tre quarti di animali sono state molto più basse. Per farvi un esempio, abbiamo fatto una prova di cattura. Se non dici niente, c'è ancora tempo? 2 minuti. Scusami. Noi abbiamo fatto una prova di cattura, marcatura e ricattura degli scoiattoli. Cioè, di questi oltre 300 animali presi, 17, se non ricordo male, li abbiamo ributtati a nervi, li abbiamo tosato la coda, e di questi 17, 15 li abbiamo ricatturati, qualcuno 6 volte, 7 volte, poi li abbiamo riportati a fine esperimento a Villa Gambaro. Uno è stato investito da una macchina e uno non si è più trovato. Quindi la mortalità effettiva, perché questa è solo quella pre-operatoria, post-operatoria, quando venivano liberati ne sapevamo poco, comunque molto molto bassa. Allora, nei primi 15 mesi abbiamo preso 324 scoiattoli, in gran parte i parchi di nervi. Negli altri 36 mesi ne abbiamo presi solo 54, comprendendo nervi, ma pochissimi animali, e tutte le zone confinanti. Questo è lo sforzo fatto. Inizialmente 10 ore trappola ci permettevano di catturare uno scoiattolo. Adesso siamo ad oltre 48. Non è un paragone facile. Una volta si andava lì, si prendevano adesso questi 54, sono un lavoro di monitoraggio, di ricerca molto mirato, molto preciso. Finito in tempo. Grazie per l'attenzione. E Balduzzi però...